Settimo oro italiano alle Olimpiadi di Tokyo a conquistarlo nella 20 km di marcia il pugliese Massimo Stano. Nato a Palo del Colle, il marciatore ha dominato la gara tagliando il traguardo in 1 ora, 21 minuti e 5 secondi, vincendo l'oro olimpico che ha dedicato alla figlia Sofì, nata a febbraio. Palo del Colle in festa, così come tutta la Puglia e l'Italia. Sui social tanti messaggi postati alla fine della gara, come quello del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Che emozione, che gara, che brividi. Palo del Colle, orgogliosa di te, ti aspettiamo per festeggiare. Questo invece è il messaggio postato dal sindaco Tommaso Amendolara. Nella stessa gara c'è anche il 15° posto del marciatore andriese Francesco Fortunato, alla prima storica partecipazione di un atleta federiciano alle Olimpiadi. Il marciatore delle Fiamme Gialle ha ottenuto un buon risultato con il tempo di 1 ora, 23 minuti e 43 secondi, arrivando vicino al piazzamento nella top 10. A Tokyo ci sarà la città di Andria, sulle sue gambe ci sarà tutta l'Italia. Francesco ha già vinto, aveva scritto la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, alla vigilia della gara. E considerato il risultato ottenuto dall'atleta andriese, è stato proprio così.